Questo spazio, che è l'archivio Eugenio Balderi, nasce intanto per documentare e raccogliere tutte le opere di mio padre, che è Eugenio Balderi, le opere scultoree, anche pittoriche, disegni. E, però oltre che la volontà è quella di esporre anche opere di altri artisti e di altri fotografi. In questo caso siamo all'apertura della mostra fotografica di Massimo Rana, Front Stage, Ritratti dal Parco, dove sono delle ottime, 28 ottime fotografie in bianco e nero, stampate in carta baritata, fine art, e sono tutte opere fotografiche a tiratura limitata, è possibile anche acquistarle, ed è possibile anche acquistare il libro che Massimo ha fatto in collaborazione con la casa editrice. Si tratta di un viaggio, una sorta di antologia dei più grandi nomi della musica internazionale. Quasi tutti gli scatti sono inediti e quindi sembra quasi strano vedere degli scatti del 1980, della fine degli 80, degli anni 90 e dei primi anni del 2000 che sono inediti. Sono dei bianchi e neri che per questioni commerciali non sono stati acquistati e quindi sono rimasti in archivio per tutti questi anni e hanno preso vita solamente adesso, perché lo scopo delle fotografie, quando vengono prese, è quello di essere mostrate, e il fatto che rimanessero in un archivio quasi dimenticate era una cosa che mi prendeva forte, mi stringeva il cuore. Quando ho avuto la possibilità di rimettere mano all'archivio dopo quasi 20 anni di oblio, queste immagini sono state scelte per essere pubblicate, per essere parte di un libro, di un progetto che è partito da un crowdfunding, quindi da una raccolta fondi dalla base, e che è riuscita a entrare in libreria. È un libro che è acquistabile presso le piattaforme più prestigiose in Italia. C'è stata la collaborazione anche di alcuni artisti, alcuni giornalisti che mi hanno supportato in questa impresa. Ci sono degli artisti come Omar Pedrini, per esempio, Flavio Ferri, e dei giornalisti come Fausto Piritto, come Eddie Berni, eccetera, eccetera. E anche un grande promoter come Claudio Trotta, che è il patron di Barley Arts. Perché il Front Stage Pit è il luogo fisico dove i fotografi sono piazzati per prendere le fotografie dei concerti, fondamentalmente. E quindi è un luogo dove i fotografi cercano di dare tutti se stessi, perché l'imperativo è quello di 3 pezzi senza flash. Quindi, nelle primi 3 pezzi del concerto, noi fotografi avevamo la possibilità di prendere queste immagini di un'esibizione dal vivo degli artisti. Episodi ce ne sono tanti. Diciamo che ogni concerto è una cosa a sé, nel senso che conta l'artista che si sta esibendo, conta anche il pubblico che hai alle spalle. Il fatto che noi fotografi facessimo parte dello spettacolo vuol dire che eravamo tra l'artista, gli artisti che si stanno esibendo sul palco, sullo stage, e il pubblico che è dietro alle nostre spalle, e questo flusso che c'è fra l'artista e il pubblico viene intercettato proprio da noi fotografi che stiamo proprio nel mezzo e che riusciamo a cogliere prima del pubblico tutte le espressioni, la gestualità, gli sguardi degli artisti che stanno sul palco e che si danno al proprio pubblico. E lo spirito è quello di cercare di divulgare sempre di più, sì, bene, va bene, il lavoro di mio padre, ma anche proprio tutto il concetto artistico, cercando di fare anche workshop, lezioni d'artista, dibattiti, incontri attorno all'arte. L'archivio Eugenio Balderi è a Milano, in via Ausonio numero 20, e la mostra Front Stage di Massimo Rana è aperta dal 14 dicembre fino al 5 febbraio 2022.